Ciao a tutti da Giorgio di One for Hunting. Dove sono non ve lo dirò mai, però voglio dirvi una cosa. Mi sono appuntato due righe perché credo che sia arrivato il momento per esternare quello che è il mio pensiero sulla situazione attuale. Quindi scusatemi se abbasserò gli occhi ogni tanto, ma vado per leggere perché ci sono dei passaggi che non vorrei dimenticarmi. Io considero la caccia una sana e gustosa passione, anche se per me poi alla fine è un lavoro a tutti gli effetti. Ma per voi andare a caccia all'estero è puro divertimento, passione e tradizione. Detto questo, possiamo tranquillamente dire che l'attuale situazione del Covid-19 sta portando grossi problemi in tutti i settori, compreso ovviamente quello dei viaggi venatori, e non poteva essere altrimenti. La Spagna non si può certo nascondere una fra quei paesi che le cronache riportano col più alto rischio. E io come persona prima e come organizzatore dopo, qualche domanda devo cominciare a farmela. Poi quanto ci sia di vero in tutto quello che ci viene riportato quotidianamente dai mass media, dai giornali, televisioni, ne potremo credo discutere all'infinito, perché ognuno ha la sua idea, ha il suo modo di interpretare, il suo modo di vedere le cose. Quindi ne potremo parlare veramente molto a lungo, ma non è questo il contesto. Fatto sta che per chi rientra dalla Spagna attualmente, l'italiano deve sottoporsi a tamponi, a controlli e a quarantene di vario genere. È ovvio che non vorrei mai abbandonare l'idea di continuare a portarvi a caccia in terra iberica, ma dobbiamo purtroppo fare i conti con questa realtà, e con questa realtà io attualmente devo capire se sarà possibile, almeno per quest'anno, organizzare i nostri viaggi che abbiamo fatto da 12 anni a questa parte. A oggi la paura è tanta, è che questo stato di cose possa solo peggiorare, è una realtà. Io però come persona cosciente ed empatica con tutti non potrei e non vorrei mai rischiare la vostra e la mia salute, perché sarebbe un vero insulto alla nostra intelligenza. Perché questo? Perché tutti noi abbiamo delle famiglie, abbiamo dei figli, abbiamo dei fratelli, abbiamo un lavoro da dover salvaguardare e lo dobbiamo fare da persone adulte, per evitare di infilarsi in un mare di guai che sicuramente nessuno di noi si potrebbe permettere, tanto più se poi ci capitasse mentre andiamo a soddisfare la nostra passione. Non ce lo perdoneremo mai. Quindi attualmente mi vedo costretto a mettere in stand-by i viaggi, che però riprenderemo immediatamente appena ci potremo muovere con tutta tranquillità, quella tranquillità che noi cacciatori ci meritiamo per i nostri viaggi in Spagna. Ricordatevi che le riserve, le amicizie, le zone, la passione sono là e stanno aspettando il nostro ritorno, ma attualmente dobbiamo mettere tutto in stand-by perché non abbiamo sicurezza. E lo dico col magone, e lo ripeto, ma credo di esternare il pensiero di tutti, che è quello che almeno per il momento parlare di organizzare viaggi in Spagna o altrove, comunque all'estero, sia una totale follia. Io non mi ritengo un folle, e quindi metto un freno. La salute e la sicurezza in questo amaro momento va al di sopra di qualsiasi cosa. Anche perché avremo molto da rischiare e molto poco da divertirsi. Non è da noi. One for Hunting però non si è fermato. No, perché ormai mi conoscete da anni, non mi fermo davanti a niente. E mentre voi eravate in spiaggia o ai monti a rilassarvi con le vostre famiglie, io ho girato, ho viaggiato per trovare una soluzione alternativa che sto costruendo proprio in questi giorni, e quanto prima vi porterò a conoscenza di quanto credo possa essere una valida e validissima alternativa
alla caccia in Spagna. Ovvio, voi mi direte, ma non è la caccia in Spagna. Sì, è vero, ma oggi come oggi, cos'è uguale a ieri? Niente. Io voglio trovare una strada dove da questo problema salti fuori un'opportunità, una soluzione. E sono sicuro che molti di voi gradiranno le nuove proposte di One for Anti. Non vi lascerò mai soli. Ricordate, in coscienza, Giorgio Fabris. Ciao, a presto.